seconda parte inizia per continuità con gli ultimi due minuti della prima parte. Oggi a caccia di trappulelle, 10119 per Brescia. Provo sempre, la porta della cabina di coda non chiusa a chiave mi attrae. È permesso? La cabina di guida è il banco di manovra che gestisce, con l'elettronica che era all'avanguardia nel 1987, il controllo della potenza dei motori a microprocessori, chopper, modulatori a frequenza fissa. Parte elettrica simile a quella dei leggendari pendolini ETR450. Il 10116 per Bergamo. Immagino già l'impatto per un ferrovipatico cresciuto a pane e vapore quando arriveranno i sigillati nuovi ETR Oppete. Non sembra affatto maggio.
semipilota LE562 ha questo ampio vano bagaglio. Certo che Fontanella e Palme, dal dignitoso e animato passato, stridono con la odierna grigia tristezza dei fabbricati viaggiatori, versione deserto di servizi e abbandono. Ci immettiamo sulla Milano-Venezia. Scalo intermodale di Ospitaletto, cito centinaia di migliaia di prodotti siderurgici da Roma a strada ferrata. Ecco l'alta velocità da Milano in uscita dalla trincea e che ora va ad affiancarsi alla nostra linea storica. Ops, preso in contropiede, videocamerina ormai lenta e tarda come me. Il posto tecnologico PT8+753 di Castegnato, dove la linea aerea a 25 kV dell'alta velocità da Milano passa ai classici 3000 vol continua per entrare in Brescia, dove tutti i 16 binari di stazione sono in corrente continua. Rispondente a LE582 con 10118 per Bergamo. Thank you.
ex scalo merci piccola velocità, ora grande impianto intermodale, 30 volte più importante negli scambi di merce, in grado di operare attorno ai 200.000 container l'anno. Un gran bell'auspicio incrociare una coppia di trappulelle della Brescia Edolo che se ne va in Valcamonica. Subito, verso i binari 15 e 16, feudo delle trappulelle per Parma. Annuncio ritardo. Il treno regionale di Trenord delle ore 9.22 proveniente da Cremona arriverà con un ritardo previsto di 10 minuti. Trax E483. Il Cremona ritardatario. Ah, la melodia che cercavo! Sul binario 16 e 3 quarti è lungo e siamo in fondo lato segnale di partenza, le inossidabili trappulelle della Brescia Parma. Serie 1000, pregiata annata 1979.
il pezzo forte, questa 1083 di coda, anno 1978, via ferroviaria Savigliano, basta la parola. Sotto il cavalcavia di via Kennedy, veicolo multifunzione per manutenzione, ripristino, installazione della catenaria, dotato anche di SCMT. Oltre il cavalcavia non passa inosservato il nuovo palazzo di giustizia, intitolato al bresciano Giuseppe Zanardelli, patriota e politico dell'Ottocento, presidente del Consiglio con Giolitti. Nel 1876 tentò di nazionalizzare la rete delle ferrovie. Era soprannominato Sua Esigenza. Regionale di Trenord delle ore 10.07, proveniente da Parma, è in arrivo al Milanese. E che composizione il 10818, quadrupla di trappurelle. Serie 1000, 120 unità, è la continuazione della serie 1009 di 42 unità. Dopo 1009, con 2000 si entrava nella numerazione Breda, ecco dunque ricominciare da 1000. Melodia per ferrovipatici, questi motori Iveco 8217.32 sovralimentati. Targhe, ma è via Savigliano 1978.
Presentando tavolozze colorate AL582 su 15, mi riporto alla 1064, arrivata in coda alla quadrupla. Insieme alla 1107 è stata staccata dalle altre due ed ora andrà a far gasolio nel piazzale est. La 115 ronfano sul 16, sul 15 sosta la tavolozza colorata. Vado a dare un'occhiata, lato opposto della stazione, ai tronchini capolinea della Brescia Edolo. Il lungo e nuovo secondo sottopasso dei binari termina davanti alla fermata del metrò. Il treno Regio Express di Trenord, proveniente da Verona Porta Nuova e diretto a Milano Centrale delle ore 10:28, è in arrivo al binario 2. Mai deludevano noi altri appassionati le trappulelle della Brescia Edolo, ma oggi 3-0. ATR e Stadler occupano tutti e tre i terminali. Muta la cara vecchia Leopolder, imbarazzata dagli Stadler. Torno dunque velocemente ai ferroviari binari 15 e 16. Il grande rispetto di Trenord per i suoi clienti paganti. Ma per le manutenzioni non sarà certo così, vero? La 07 e la 64, fatto gasolio, manovrano per portarsi nei tronchini. Il treno regionale Trenord delle ore 10:40 è in partenza dal binario 2 o del 15 e dal binario 3. Ora a bordo della 1053, cabina di testa. La prima classe declassata a spartana seconda. L'ambiente giusto per me. Thank you.
Eh già, il maldito Covid non è scomparso, resta in agguato. Pronti? Via! Regionale 10823 delle 10:49 Mer Parma. Stacchiamo dalla Milano-Venezia. Disse Andy Warhol, per te solo 3 secondi di notorietà. Finito il mio viaggio, scendo a San Zeno. Di fronte l'attiva e rumorosa Setrans, raccordata con la stazione. Tutte e tre tristemente mute le Leopolder. Un 2:45 dalle 10:49.
pirlone dal sapore antico è sempre presente a San Zeno per manovrare i tanti carri delle tradotte per le aziende siderurgiche della zona. Ci voleva un bel tigrone. Dal 1990, potenza continuativa 5100 kW, velocità massima limitata a 120 all'ora con rapporto 29:64 che monta.
21 Savigliano del 1976. Il 97 è del 78. Meridi sulla Brescia-Parma, 92 km, linea tra le 10 peggiori in Italia in base a dossier pendolaria di Legambiente. 10-12 coppie di treni giornalieri, linea abbandonata a se stessa da decenni, ritardi e cancellazioni assicurati al confine dell'impero Trenord, se non oltre. Nessun interesse né da Lombardia né da Emilia-Romagna. Così un costo elettrificazione stimato di base ben oltre 400 milioni di euro. Resta la realtà su rotaie. Invece in letteratura di tempi passati, da Carducci a Montale, il treno era motivo ricorrente come simbolo di progresso. Il Trenord, cioè un ossimoro. Che era San Zeno. Al binario 16 e tre quarti, perché il segnale è leggermente in curva e non si vedrebbe più indietro sul lungo tronchino, le due trappolelle vanno e senza fretta in sosta nel piazzale est.
Ricognizione in stazione e sbuco mentre due trapulelle, 1107 con la 1064, si posizionano là sul 16. Cremona LE582, Italo ETR675 sul 10. Taglio il resto per decenza. Ma alla fine non ci scappo. Potranno subire variazioni. Previste ripercussioni anche su rete ferroviaria italiana per i treni suburbani S1, S2, S4, S9, S13, collegamenti con l'aeroporto di Manresa e treni regionali Brescia e Cerreno. Cremona, mi dedico alle trapulelle su 16 3/4. Veri rotabili storici. Nord mi vizia a trapulelle.
15 si riposizionano la 1021 e la 1097 con cui sono tornato da San Zeno. Velocemente al 6 dove mi aspetta la AL582 per Bergamo. Sui tronchini della Brescia Edolo ora sostano due trapulelle. La linea per la Val Camonica si stacca sulla destra. Il corrispondente 10127 per Brescia. Incrocio con la 10129 delle 13:30.